Bentornati cinefili di Quiz Con il Planet, io sono sempre Victor Laszlo, 88, sempre da Riccione per seguire l'edizione 2018 di Cineo, ovvero delle giornate professionali di cinema, e adesso voglio parlarvi della conferenza di 01 Distribution. Allora, mentre registro questo video sono le 9 di sera circa, devo ancora registrare due conferenze a cui ho assistito nella giornata di oggi, ma penso che magari le registrerò domani, e oggi ho assistito alla conferenza di Fox, a quella di Notorious Pictures, a quella di 01 di Lucky Red di Koch Media, e quella di 01 è senza dubbio quella che ho gradito di più, perché non solo hanno annunciato alcune chicche interessanti, ma in generale l'ho trovata molto movimentata, e in sala c'era anche Marcello Fonte, vincitore del premio per il miglior attore allo scorso Festival di Cannes per Dogman di Matteo Garrone, e è stato gentilissimo, davvero un pezzo di pane. Disponibilissimo, non se la menava per niente, ed è uno che comunque ha vinto il premio per il miglior attore a Cannes solo un paio di mesi fa, quindi di un'umiltà straordinaria. Io sono contento quando un personaggio, mondo dello spettacolo che stimo, si rivela essere una bella persona, almeno per quello che ha dimostrato in pubblico è una persona fantastica. E la conferenza si è aperta con la responsabile del marketing che per l'appunto ha parlato un po' dei film che sarebbero stati presentati, poi ha chiamato l'amministratore legato di Rai Cinema, quello di per appunto la divisione 01, e questi non arrivavano, e sembrava che ci fosse un problema tecnico, in realtà era solo una gag, perché hanno mostrato questo filmato, questo corto di loro due che dovevano andare a Riccione, ma c'era questa detta di Italo Treno che non li faceva andare. A un certo punto chiamava l'autista, che era Marcello Fonte, infatti poi sono entrati in sala vestiti come erano vestiti nel filmato, con Marcello Fonte al seguito, ed è per questo che ho potuto per appunto fare la foto con lui. Allora, al di là di questa, insomma, di questo siparietto comico che ho molto gradito, perché fa capire quanto le stesse persone che fanno parte di questo evento giochino, no, tra di loro, hanno fatto scherzosamente i nomi di alcuni esercenti, insomma, diciamo che tra detti ai lavori si conoscono un po' tutti. E dopo questo hanno innanzitutto presentato la loro idea di realtà aumentata, perché a ogni ospite è stato consegnato un pieghevole che era interattivo con lo smartphone, quindi inquadrando i vari codici QR non si potevano scaricare contenuti aggiuntivi, e questa realtà aumentata la vorrebbero portare anche in sala per permettere allo spettatore di usufruire di questi contenuti già mentre guardano il trailer all'interno della sala cinematografica. Io, se devo essere sincero, per quanto trovi notevole tutto questo, non sono un grande sostenitore della realtà aumentata, in quanto credo che già da sola l'esperienza cinematografica sia sufficiente. Al massimo posso arrivare a capire lo sviluppo di tecnologie come il 3D, ma la realtà aumentata per me non è utile, però è una mia pura opinione personale. Quindi dopo questo hanno deciso di partire con annunci di film ancora in sviluppo, di cui non avevano materiale, però hanno voluto far sapere che sono in lavorazione, e lo dico sempre, se guardo lo smartphone è perché la mole di informazioni da immagazzinare ad ogni conferenza è enorme, quindi io siccome memoria non ne ho, devo avvalermi di un supporto. Allora, i film che hanno annunciato senza mostrare nulla sono stati, molto rapidamente, il Pinocchio di Garrone, credo in live action, cosa interessante perché comunque avevo sentito che voleva farlo, ma non avevo capito se effettivamente alla fine glielo avessero concesso. Dopo il successo di critica e pubblico di Dogman, credo che Garrone possa fare un po' il cazzo che gli pare, quindi sarà un Pinocchio in chiave dark. E sinceramente, dopo quella porcheria che ha realizzato Benigni parecchi anni fa, io una versione un pochino più matura di Pinocchio, diretta poi da uno come Garrone, che con il fantastico ha dimostrato di saperci fare con i racconti e racconti, la vedrei molto volentieri. Poi, Se ti abbraccio non aver paura di Salvatores, Il traditore di Bellocchio con Favino protagonista, e poi un film che sinceramente
trovo interessante che solo per il soggetto si chiama Hammamet di Gianni D'Amelio, una sorta di biopic su Bettino Craxi, personaggio che effettivamente, alla luce anche di un loro di Sorrentino basato sulla figura di Silvio Berlusconi, potrebbe starci. Diciamo che è sicuramente una figura controversa che un approfondimento a livello storico, cinematograficamente parlando, se lo potrebbe anche meritare. Insomma, potrebbe venire fuori qualcosa di interessante. Momenti trascurabili, felicità di Daniele Lucchetti con Piff, che parla di questo ragazzo che dopo essere morto ha l'opportunità di tornare un'ora e mezza sulla Terra, tratto da un libro omonimo che non ho letto. Un film di Koncialovski, Il peccato, riguardante Michelangelo. Ti ripresento i tuoi di Danny Boone, film francese di e con Danny Boone. Poi Il grande spirito di Sergio Rubini e con Sergio Rubini e Rocco Papaleo, che ormai sono coppia fissa da un punto di vista artistico. Nuovo film di Besson, Anna. Dopo Lucy, un'altra sorta di eroina o anti-eroina alla Besson. Non so, io Lucy non l'avevo apprezzato, quindi la cosa non è che mi faccia impazzire, anche se effettivamente non sono stati rivelati dettagli sulla trama, quindi è un po' presto per parlarne. Hanno iniziato per appunto con i film, con i trailer veri e propri. Allora, di quelli che ho appena nominato, no, non c'erano trailer perché per averlo detto erano in lavorazione. Di quelli che avevano un trailer o comunque delle clip a supporto, abbiamo Una storia senza nome di Roberto Andò con Michele Ramazzotti, un thriller che però non so perché non mi ha convinto più tanto. Anche Le confessioni di Roberto Andò sono state un film, cioè è stato un film quello che boh, sembrava dal trailer chissà quale thriller politico che coinvolgeva anche la Chiesa, poi mi ha abbastanza deluso. Per quanto non fosse brutto, Andò non è un regista malvagio, però vedendo questo film, questo trailer, scusate, non mi sono sentito particolarmente coinvolto, mettiamola così. Resta con me, film con Shailene Woodley e Sam Claflin, che parla di questa coppia che si mette in mare su questa nave, su questa barca vela, che viene colpita da una tempesta e lui si ferisce gravemente, lei deve badare al compagno mentre sono alla deriva nell'oceano. Il classico film romantico che si sposa con la tragedia, insomma, non è esattamente il mio genere. Poi hanno preso Claflin proprio per forse mandare un chiaro richiamo a quel film con Emilia Clarke, di cui neanche ricordo il titolo, devo essere sincero, che è uscito poco più di un anno fa e che aveva avuto un certo successo in sala, tratto da un romanzo omonimo. Parlava di lui che praticamente era paralizzato a causa di un incidente, si affrontava il tema dell'eutanasia, ma secondo me in maniera un po' troppo superficiale, perché prevaleva la storia d'amore tragica, insomma, non è che mi abbia fatto impazzire. Mi ricordo un po' quello, quindi può anche essere che sia un ottimo film, però avevo già visto il trailer e anche la prima volta che lo vidi, insomma, ricordo che non è che pensai wow, non vedo l'ora di andare a vederlo. È uno di quei film che se mi trovo davanti magari guardo anche, una possibilità gliela do, però non è che mi sto svenando per andare in sala a guardarlo, ecco, mettiamola così. Euforia con Mastandrea e Scamarcio, anche questo mi sembra il classico drammozzo familiare. Scamarcio dal trailer si evince essere il fratello di Mastandrea, il quale ha guai di vario tipo e lo vuole aiutare, mi pare che Mastandrea sia malato, abbia un tumore e invece Scamarcio, insomma, non riesce a vivere con serenità la sua omosessualità e ha screzi per questo col fratello molto spesso. Allora, questo lo guarderei, ma più che altro perché mi piace da morire Mastandrea, cioè io Mastandrea veramente lo adoro e quindi non posso far altro che volerlo vedere. Devo dire che anche Scamarcio ultimamente ha dimostrato di essere diventato un attore quantomeno accettabile. In Loro di Sorrentino, già citato poco fa, a me non era affatto dispiaciuto, devo essere sincero. Poi abbiamo Ricchi di fantasia, una commedia con Castellitto, La Ferilli, Paolo Calabresi che è il biascica di Boris e Antonio Catania. Dal trailer sembra abbastanza divertente, poi non è il solito film diretto da Castellitto e scritto da Mazzantini, grazie al cielo stavolta lui è solo attore. E l'idea è quella di quest'uomo che sta con questa donna con cui vuole fuggire,
vince a un gratta e vinci, vince 3 milioni di euro, fa per scappare, ma si scopre che in realtà l'amico gli ha fatto uno scherzo, non ha vinto e deve reggere il gioco. Non vuole dire che non ha vinto perché ha paura della figura che farà e quindi finge di essere ricco ma di non poter usare i soldi perché ha paura delle rapine, quindi finge di voler stare tranquillo per qualche mese in modo che non si destino sospetti. Ora, non mi sembra chissà quale grande commedia, però bisogna ammettere che l'idea è carina, mi ha divertito, ecco. Il trailer è molto simpatico. Opera senza autore dello stesso regista di Delle vite degli altri, che sembra effettivamente molto interessante. Diciamo che lui è un autore di un certo tipo, anche questo sembra un film molto profondo. Devo dire che guardando il trailer mi è venuta voglia di vederlo. Comunque Docsmark non è che sia l'ultimo degli stronzi, per cui dopo Le vite degli altri sono abbastanza sicuro che possa aver fatto un ottimo lavoro. Si passa al nuovo film di Paolo Virzì, Notti magiche, ok? Film che però non sono riuscito a inquadrare molto bene, devo essere sincero. Virzì a me è un regista che piace, mi è piaciuto La pazza gioia, mi è piaciuto moltissimo Il capitale umano. Questo secondo me è un po' sulla scia del capitale umano come livello di profondità, cioè mi sembra un po' meno scanzonato rispetto a La pazza gioia. La trama, devo dire che il trailer non è che la faccia capire tantissimo, sembra vertere quasi sul, non propriamente un thriller, ma comunque un film in cui diciamo che non è tanto un tranche de vie, ma ha una storia, una trama vera e propria, quindi anche questo non mi sembra affatto male. Abbiamo Rémy, che è proprio quello che sembra, è il film con Daniel Auteuil, cioè basato su Rémy. Avete presente il romanzo che poi fu anche cartone animato dell'infanzia nostra e anche dei nostri genitori, perché è un cartone animato di parecchio tempo fa. Questo credo sia una conseguenza di Belle e Sébastien. Hanno visto che Belle e Sébastien nel periodo di Natale funziona alla grande, e allora giù che vanno a picchiare con un altro grande classico che potrebbe effettivamente sfondare. Da quello che hanno mostrato, hanno puntato proprio anche sulla grande identificazione estetica, perché effettivamente lui è identico come lo si vede nel cartone animato, con la scimmietta, insomma. Sicuramente se si è cresciuti con quel prodotto il cuoricino un po' batte. Poi sulla qualità effettiva del film non mi posso pronunciare, perché era proprio un teaser trailer. Peraltro credo l'avessero presentato per la prima volta oggi, perché io non l'avevo ancora visto. Forse mi era sfuggito, perché ne escono talmente tanti ormai che non si sa più dove sbattere la testa. Fatemi sapere. Questo è interessante. Allora, sapevo che c'era, ma ammetto che il trailer ancora non l'avevo visto. E io mi sono chiesto una sola cosa: perché Robin Hood con Taron Egerton nei panni di Robin Hood, Jamie Foxx e poi Eva Green? Ora, sul serio, perché? Peraltro una versione tamarrizzata inutilmente di Robin Hood, quello che ha il cappuccio a passamontagna e che continua a volteggiare in slow motion lanciando frecce. Peraltro non capisco perché sembrano più che altro in un reame fantasy che ha degli elementi che sembrano quelli della muraglia cinese orientale. Io non capisco perché, sarà un'impressione che mi ha dato il trailer, ma io vi giuro non riesco a capire che cazzo di versione sia questa di Robin Hood. Io lo so che può essere interessante sperimentare, ma Robin Hood è un personaggio che è stato visitato in tutte le salse. Mi spiegate il motivo di tornarci su, peraltro in una veste così tanto tamarrizzata? Non ha funzionato per il King Arthur di Guy Ritchie, ed è Guy Ritchie, perché dovrebbe funzionare con Robin Hood? Per amor del cielo, a me Taron Egerton piace, mi piace Jamie Foxx, adoro Eva Green, però mi sembra una accozzaglia di puttanate senza un vero costrutto. Francamente non lo so. Cioè, veramente, con le esplosioni, sembra veramente una roba fantasy, no? Davvero, non sembra neanche che ci sia il concetto di lui che ruba i ricchi per dare ai poveri. Davvero, non capisco, cioè sono curioso di vederlo per capire se sia io che ho avuto una percezione sbagliata di questo trailer o se effettivamente sia la minchiata che sembra, perché seriamente, se andate a vedervi il trailer sembra una roba indegna, però è solo un trailer, non posso giudicare.
diciamo che le premesse non mi sembrano fantastiche. Un piccolo favore con Anna Kendrick e Blake Lively. Allora, questo mi sembra interessante. Il trailer mostra questa donna che ha un blog sul web, in cui fa un video dicendo, raccontando che qualche giorno prima questa donna, che è diventata sua amica da qualche mese perché i rispettivi figli vanno a scuola insieme, le ha chiesto di andare a prendere i bambini a scuola, ha detto va bene, e da lì sono 5 giorni che non la vede più. E c'è il mistero di questa donna che è scomparsa, non si capisce che fine abbia fatto. Pare sia un thriller molto psicologico, in cui al centro di tutto c'è questa figura ambigua e la sparizione di questa donna, che non si capisce effettivamente se sia stata uccisa, se abbia avuto un incidente o se sia scappata. Peraltro a me la Lively piace tantissimo, ma mi piace altrettanto anche Anna Kendrick, e sono una coppia che secondo me può funzionare. Peraltro il trailer è montato in modo che non ti spoileri tutto quanto il film, ma ti faccia venire voglia di guardarlo. E era ora, perché se devo dire, se devo fare un bilancio di quello che ho visto finora, sono veramente pochi i trailer che realmente ti invogliano andare a vedere il film e che non te lo raccontino fase per fase. E questa è una cosa molto grave, perché si è perso il gusto del trailer che fa da trailer, da traino, da insomma vetrina per il film, senza che però ti venga mostrato l'intero film in riassunto. Abbiamo ecco, questo che è il film di Mario Martone, già regista del Giovane Favoloso con Elio Germano su Leopardi, Capri Revolution, film ambientato durante la guerra a Capri, per l'appunto, un film che narra le difficoltà culturali, le difficoltà ad esprimersi come donna, perché la protagonista è una donna, la voglia di libertà, la voglia di creare una rivoluzione che non può arrivare con quella mentalità. Per cui è un film molto, come direbbe Stanis, italiano, cioè da quello che si è visto sembra il classico film di concetto nostrano, che vuole essere uno spaccato di un certo tipo di società che è ancora viva soprattutto in certe zone del sud Italia, anche che esplora un certo tipo di mentalità. Sicuramente non un film di larghissimo consumo, ma non lo era neanche Il Giovane Favoloso, e se vi ricordate è un film che ha fatto molto discutere e che è stato proiettato per parecchio tempo soprattutto in eventi speciali nei vari cinema. Per cui Martone è uno che ci sa fare, e secondo me potrebbe essere interessante. È il classico film da Cineforum, a vederlo così. Il mistero della casa del tempo, allora, con Cate Blanchett e Jack Black. Dunque, non vorrei dire una stronzata, ma questo film dovrebbe essere diretto da Eli Roth, e devo dire che è strano, perché è chiaramente un film per ragazzi, una sorta di young adult horror, ma è quell'horror non horror, cioè nel senso è un horror fantastico, è l'horror per ragazzini, non è un horror nel vero senso della parola. Però già l'accoppiata Jack Black e Cate Blanchett potrebbe essere un motivo per andare a vederlo. Gli effetti visivi non mi hanno convinto molto, devo essere sincero, mi ha ricordato un po' il comparto di effetti visivi che aveva Piccoli Brividi, sempre con Jack Black. Gli effetti erano molto cartuneschi in quel film, erano un po' alla Scooby-Doo, a me quelli così cartuneschi tolgono serietà al tutto e non piacciono. Però devo dire che questo film, che è programmato per Halloween, quindi per la fine di ottobre, sembra, nell'ottica del film per ragazzi che vuole essere una sorta di horror mystery, e prendete con le pinze il termine horror usato in questo senso, potrebbe anche risultare di interesse, perché no? Io francamente sono abbastanza curioso. Poi il fatto che, da quello che ho capito, sia diretto da Eli Roth, potrei starmi sbagliando, ma mi pare di sì, mi interessa ancora di più, perché Eli Roth dirige roba estrema di solito. Oddio, ha diretto anche Il Giustiziere della Notte, quello con Bruce Willis, il remake di qualche mese fa, quindi che non è molto nel suo stile, anche se ogni tanto qualche splatterata ce l'ha messa dentro, infatti stonava tantissimo perché quello era un film action e non un film splatter o horror, però tant'è. Il Primo Re, allora, questo sembra interessante, film di Matteo Rovere, quindi italiano, Matteo Rovere già regista di Veloce come il Vento, che qui va a dirigere un film quasi fantasy, se vogliamo, anche se in realtà è realistico, però si ambienta in un'epoca molto antica, e racconta della fondazione di Roma per appunto, o meglio, più che della fondazione, di quello che accade prima della fondazione a Romolo e Remo. Quindi diciamo che l'idea dei due fratelli in lotta, l'idea della fondazione di un impero a partire da una civiltà che ancora non si è formata, può essere intrigante, ed è ancora più intrigante l'idea che sia un film italiano diretto da un regista italiano. Che devo dire?
non c'è un cazzo da dire, c'è solo da fare applauso a un'idea del genere. Peraltro, da quello che si è visto, sembra diretto molto bene, l'idea sembra veramente figa e ti dà un alito di epicità che è pazzesco, seriamente. Io sono rimasto fortemente colpito e non vedo l'ora di vederlo. Sono serio, sono proprio convinto che potrebbe essere uscito fuori una cosa interessante. Poi abbiamo Soldado di Stefano Sollima. Allora, non voglio lanciarmi in una recensione, ma io sto registrando a quest'ora perché hanno dato in anteprima Soldado, che doveva uscire a settembre, poco fa. Cioè io ho iniziato a registrare questo video poco dopo essere uscito dalla sala in cui ho proiettato Soldado. Non voglio dirvi niente di che, posso solo dirvi che sono orgoglioso del fatto che Sollima abbia diretto questo film. Forse non sarà totalmente a livello di Sicario, di cui è, mi verrebbe da dire, seguito, ma in realtà è come se fosse, cioè è un film con gli stessi personaggi che affronta un'altra situazione di quel tipo, solo un po' diversa, ma sono abbastanza slegati tra di loro. Cioè, una volta che, cioè, questo, se voi non avete visto Sicario, guardate questo Soldado, capite tutto lo stesso, perché è come se facessero una ripresentazione dei personaggi. Cioè non ti dice un cazzo in più rispetto a quello che diceva nel primo. Cioè i personaggi arrivano qui e ti li presentano allo stesso identico modo, quindi che guardate prima questo, guardate prima quell'altro, secondo me non cambia niente. Per cui sono due film tranquillamente fruibili come film singoli e separati tra di loro, anche se qualche riferimento c'è, ma neanche tanto in realtà. Cioè davvero non ci sono grossi riferimenti, per cui potreste capire tutto. Il film ha incassato, se non sbaglio, 20 milioni di dollari nel primo weekend di programmazione degli Stati Uniti d'America, perché lì Sollima è apprezzato tantissimo. Hanno adorato il film Suburra, che quando è uscito da noi è stato mandato in contemporanea su Netflix negli Stati Uniti d'America. Hanno adorato Gomorra la serie, anche Romanzo criminale è stata portata, se non sbaglio, all'estero. E insomma, va detto che Sollima si è fatto un nome, si è fatto un nome e ha diretto un film secondo me straordinario. Non mi addentro di più, ma è cattivo appunto giusto. Avrebbe potuto essere anche di più, forse si è un po' trattenuto da un punto di vista tecnico, ma ci sono delle chicche da un punto di vista estetico, registico, anche di fotografia, che sono veramente pazzesche, per cui da guardare assolutamente. Per cui non mi addentro più di tanto perché farò la recensione, non voglio esagerare. Vi dico solo che c'è un ci sono un Josh Brolin e un Benicio del Toro da paura, da paura, spavento anche. Secondo me sono stati più bravi qui che nel primo, ecco, da un punto di vista proprio di come sono gestiti i personaggi, forse qua mi sono piaciuti di più. Nel complesso forse Sicario è più bello, ma siamo lì, cioè, ma leggermente, perché Sollima non è Villeneuve, ma non è che se l'è cavata tanto peggio in questo film, vedrete, vedrete. Non ci resta che Il crimine di Massimiliano Bruno, una commedia crime. Massimiliano Bruno è il regista e anche attore, che vi ricorderete per Boris Martellone, La linea comica. Ecco, diciamo che questo film si chiama così perché parte dall'idea che c'era e non ci resta che piangere. Questi criminali che finiscono improvvisamente insomma in un'altra epoca e non sanno come fare a tornare nella loro. Quindi c'è l'idea della commedia crime un po' noir, e mi ha divertito l'idea, con Giallini, Gasman, c'è anche Edoardo Leo che fa il cattivo. Insomma, sembra effettivamente un'idea carina. Poi a me Bruno come regista non dispiace, lui gira commedie abbastanza paracule, perché sono quelle commedie facili, non sono mai commedie troppo profonde, sono commedie semplici, commedie facili che piacciono, che vendono, però comunque non sono neanche delle merdacce, sono commediole che magari ti dimentichi, ma che quando guardi sono anche divertenti, quindi ci può stare. Per cui questa era la conferenza di 01 Distribution. Voglio sapere ancora una volta da voi che cosa ne pensate. Vi piace quello che vi ho detto? C'è qualcosa che vi interessa? Ci sono alcuni di questi tre che avete visto e che vi hanno colpito? Ce ne sono alcuni che avete guardato dopo aver visto questo video e che magari vi hanno colpito, oppure di contro non vi sono piaciuti? Fatemelo sapere in un commento qui sotto, perché ci tengo a sapere la vostra opinione in merito. Quindi io vi abbraccio, grazie mille tantissimo di avermi seguito fin qui. Lo so, sono prolisso, c'è anche casino, però confido che il microfono abbia isolato il più possibile. Io quindi aspetto troppo, noi ci vediamo al prossimo report e ciao a tutti!